Bella a tutti ragazzi, sono Leo e sono tornato oggi con un video molto speciale, come preparare le penne alla vodka. Ora vediamo gli ingredienti. Ci serviranno olio, sale fino e grosso, lime, due spicchi d'aglio, una carota, un bicchierino di vodka, ovviamente lo scalogno e per ultima, ma non meno importante, le penne, che sono una pasta facile da cuocere, veloce da cuocere, si cuociono solamente in 10 minuti. E sono ottime per un sugo alla vodka perché sono bucate dentro e quindi ci può entrare il sugo e danno più sapore. Ora possiamo iniziare a preparare il nostro sugo per le penne alla vodka e iniziando con lo sbucciare l'aglio per il soffritto. Adesso che abbiamo sbucciato l'aglio, possiamo provvedere con prendere un coltello, appoggiarlo sopra e dare un bel pugno, così si otterrà l'aglio schiacciato. Facciamo così anche per l'altro. Ok, ora abbiamo pronto l'aglio per il soffritto. Possiamo prendere l'olio e iniziare a fare e tutto il letto d'olio sotto per il soffritto. Poi accendiamo il gas. Ok, fuoco medio basso. Poi prendiamo il nostro aglio e lo mettiamo dentro. Poi prendiamo lo scalogno e lo sbucciamo. Ok, adesso dopo aver sbucciato lo scalogno possiamo provvedere con il tagliarlo a fettine e a pezzettini, così piccoli. Ciacchiamo per bene per fare una bella tritato. Per tritare tutto per bene in modo tale che si soffrigga meglio. Intanto l'aglio sta soffriggendo. Ok, ora possiamo aggiungere lo scalogno, mi viene da piangere al soffritto. Diamo una mischiata con un attrezzo, evitando di far attaccare l'aglio per terra. Possiamo allungare con un po' d'acqua di cottura. Abbassiamo il gas. Ora prendiamo la carota, laviamo e tagliamo. Se volete la possiamo anche sbucciare. Con una grattugia possiamo poi grattugiare la carota sopra il soffritto, così non avremo bisogno di tritarla col coltello e facciamo molto prima per evitare che si bruci il soffritto. Ok, bisogna sempre allungare con un po' d'acqua perché altrimenti friggerà il tutto troppo velocemente e si carbonizzerà, diciamo, lo scalogno e l'aglio, tutto si carbonizza. Ok, adesso alziamo leggermente la fiamma per far evaporare un po' l'acqua e far soffriggere tutto meglio. E nel frattempo possiamo tagliare il lime. Prenderemo solo la buccia, quindi possiamo anche grattugiare. Grattugiamo la buccia del lime. Mamma mia, è dura. Fate forza, mi raccomando. Ecco, vengono giù i pezzi. Mamma mia, è dura. Oh. Il lime serve per dare il sapore acido, cioè leggermente acido che ha il limone quando è ancora verde. E dà un sapore leggero al soffritto. Ok, dovrebbe bastare. Mi raccomando, ricordiamoci sempre di togliere tutti i residui dalla grattugia. Adesso siamo tutti pronti per la flambatura. La flambatura consiste
consiste nel far bruciare un liquore nel soffritto in modo tale da lasciare il sapore del liquore nel sugo senza lasciare residui di alcol per non far ubriacare la gente. Prendiamo come dose mezzo bicchierino, così dovrebbe andare bene. L'andiamo a versare nel soffritto e poi accendiamo. Adesso non ho fatto molto, ne mettiamo un altro po'. Dopo dipende quanto sapore ci volete mettere. Esageriamo un po' tanto. Tocca alzare bene la fiamma. Agitiamo finché l'alcol sia bruciato tutto. Riaccendiamo se necessario. Dobbiamo far bruciare tutto l'alcol. Accendino del cazzo. L'ultima mischiata, poi spegniamo il gas, poi tiriamo su, scoliamo per bene la pasta, ok, scotta, e poi la scarichiamo nel sugo. Alziamo la fiamma, mescoliamo le penne, nostre care belle penne. Le penne alla vodka stanno per essere servite. Prendiamo olio di gomito. Saltiamo. Spegniamo. Ecco, il nostro piatto è pronto per essere servito in tavola. Il video è finito, grazie per averlo guardato, iscriviti e buon appetito!